Oh raga, è arrivato il freschino, eh? E sapete cosa facciamo noi quando arriva il freschino per scaldarci? Ci chiudiamo in casa e ci spacchiamo di fingerboard nei nostri park. Grandi ragazzi, bentornati sul mio canale. Io come sempre sono FedeFB94 e oggi si torna a parlare di fingerboard, di fingerskate, di rampe e di park. Io spero che nel frattempo abbiate enjoyato anche gli altri contenuti che ho portato sul canale, ma in ogni caso oggi si torna con il topic principale. E in particolare è un po' che non metto mano, raga, al legno, alla mia sega, al mio banco, insomma è un po' che non mi costruisco qualcosa. E visto che è una cosa che a voi piace e io mi diverto da matti, oggi si torna a sporcarsi le mani e si torna a ricostruire qualcosa di figo. L'idea mi è venuta questa mattina mentre ero qui che sistemavo il mio laboratorio e è riemerso questo reperto storico, raga, che è un catalogo di Black River sostanzialmente. Mi è arrivato quando ho preso il mio primo fingerboard, pensate che figata. E quindi raga, che cosa andiamo a costruire oggi? Andiamo a costruire una riproduzione di una rampa di Black River? Ma no, dai, quelle esistono già, si possono comprare. Però ho visto questa rampa qui di Mike Schneider, no? Classicissima, ormai iconica rampa con il kicker, poi c'è il muretto da grindare, mi piace tantissimo. E ragazzi, ora riprodurremo questa, ma in modo nostro. Ero all'IKEA la settimana scorsa, cioè, beccatevi queste maniglie qui. Ma che bomba sono! Altezza perfetta, metallo, sono nere, sono resistentissime. Ci sono anche quelle lunghe, da stupido non le ho comprate perché in realtà queste mi servivano per un mobile, vabbè, ma chi se ne frega. Ci sono anche quelle lunghe il doppio che sono una bomba per farsi rail. Quindi oggi che cosa andremo a fare? Andremo a riprodurre quella rampa iconica di Mike Schneider, ma ci metteremo i due rail ad angolo così, ci faremo il kicker, insomma, verrà fuori una figata secondo me. Ma dai, partiamo subito, progettino, iniziamo a tagliare il legno come al solito, no? Buona visione! E boh, quindi progettino fatto, non ci resta altro che armarci di MDF, armarci di sega e di pazienza e iniziare a tagliare. Dai! Raga, ci siamo! Abbiamo tutti i pezzi pronti. Cioè, guardate questo che attacco che ha. Cavolo, sembra, è una lama qui, è pazzesco, bellissimo, è uscito molto bene. Ora li attaccheremo così, qua ovviamente si creerà uno scalino, ma che poi andremo a smussare con la levigatrice e ci siamo ragazzi, ora procediamo all'incollaggio, poi lo coloriamo, sarebbe figo colorato, eh? E ci pensiamo. Raga, abbiamo fatto anche i buchi, vabbè la rampa è praticamente finita, questi due, questo l'ho già fissato, per non è fissato del tutto ma la posizione è quella, per vedere dove posizionare questo qui, cosa dite? Cioè a me mi fa già smattare una roba così, quasi quasi stavo pensando di colorarla tutta di nero, anche se devo dire che cavolo il legno così a me piace, però forse nero è il suo. Perché questi sono neri, o forse magari il bordo nero e poi qui lasciarlo grezzo. Vabbè dai, sorpresina finale del colore. Innanzitutto, tanto è finita raga, ci vediamo a rampa finita, dai! Ed eccoci qua raga, siamo in studio, abbiamo finito tutto, è venuto fuori un bijou. Dai, non vi faccio attendere oltre, ecco qui la bomba che è venuta fuori. Bomba finale, raga. Che ve ne pare? Sta rampa, secondo me, spacca di brutto.
alla fine non ho deciso di lasciare il colore naturale perché, boh, mi era venuto in mente sto arancione un po' così fuoco col bordo rosso che richiama i rail. Le maniglie sono una bomba, raga, io le ho già provate, ci ho già grindato un po'. Boh, ci siamo, raga, ci siamo. Anche l'altezza, bella bassa, ma bella strong. È pesante, la rampa, non è leggerissima, ovviamente si può trasportare tranquillamente. Come sempre, Patafix per assicurare la rampa a terra. E raga, è una figata, cioè, qui è venuto fuori, sull'attacco, è venuto fuori una roba super liscia, non c'è il minimo scalino, non serve metterci nessun pezzo di tape, niente, è il massimo, ci siamo. E con questo è tutto, raga. Tiriamo fuori i nostri finger, perché sapete che non vi lascio mai a bocca asciutta, no? Adesso ce la tricchiamo per bene questa rampetta. E basta, dai, il video con questo finisce. Se questa roba qui vi piace, lasciate un commentino. Vabbè, fate le solite robe che non sto qui a ripetervi. Questo è un pezzo one shot, quindi probabilmente non lo riproporrò per darvelo anche a voi. Ma raga, vi anticipo che stanno arrivando delle robe succosissime. Ho fatto un altro mini stock, sto ultimando un altro mini stock, quindi state connessi per non perdere gli aggiornamenti. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, ho ripreso in mano anche un po' TikTok, troverete tutti i link come sempre in descrizione. E raga, gustiamoci un po' di trick. Yeah, alla prossima!